Ti prego, mia bella Madonnina, fai che oggi non dovrò assistere a dei messaggi veramente imbarazzanti, perché io non sono pronta. Ragazzole e ragazzole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video speciale! E oggi, ragazzi, siamo qui con una nuovissima serie. Ebbene, sì! Avete capito bene? È una nuovissima serie, quindi dovete essere pronti mentalmente! Oggi, ragazzi, quello che andremo a fare sarà appunto sempre una reaction ai vostri messaggi. Ma il soggetto del video, ragazzi, è qualcosa di veramente molto molto particolare, che peraltro mi è stato consigliato dalla signorina Giorgina, che ringrazio tuttora. Quello che andremo a fare oggi, ragazzi, in questo video sarà sempre una reaction a dei vostri messaggi molto molto particolari. Il soggetto del video sarà quello di andare a reagire a una vostra nota scolastica che avete ricevuto, che è stata magari molto imbarazzante, molto particolare, molto strana o anche, diciamo, non molto sensata. Quindi secondo me può uscire veramente qualcosa di molto molto particolare, e devo dire che mi avete riempita nuovamente di messaggi a profusione, e di questa cosa ne sono molto molto felice. Infatti, ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, un bel pollice in su, iscrivetevi al canale. Vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni su Twitch dalle ore 17 in poi, link in descrizione. E se volete partecipare anche voi, proprio come i ragazzi che parteciperanno a questo video, non dovete fare altro che seguirmi su Instagram e rimanere sintonizzati con le mie stories, perché da un giorno all'altro vi andrò a comunicare che registrerò un video speciale, che quindi avrò bisogno di voi. Avete capito? Quindi seguitemi su Instagram o mi troverete questa sera sotto il vostro letto con questa faccia. Ora però, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al video. Io vi auguro una buona visione. Bene, direi di iniziare con il primo messaggio ricevuto da voi, e allora iniziamo subito. Io una volta stavo giocando, io e un mio amico, durante l'ora di musica, a spingerci il flauto in bo... Di che flauto stiamo parlando? No, perché sinceramente inizia molto male questo messaggio. Va bene, continuiamo a leggere, che magari è solamente una mia... come dire... andiamo avanti. Solo che lui, a un certo punto, me l'ha spinto troppo in fo... Dai, ragazzi, io non posso iniziare con il primo messaggio di oggi e leggere flauto e spingere troppo in bocca in fondo. Cioè, ragazzi, dovrebbe essere una reaction alle vostre note ricevute a scuola, non una reaction alle vostre esperienze un po' particolari con i vostri compagni. Cioè, forse avete capito male il soggetto del video. Boh, continuiamo a leggere un attimo, perché inizia molto male questa cosa. Sorvoliamo un attimo. Ok, calma, andiamo avanti. Me l'ha spinto troppo in fondo, facendomi male. Io mi sono arrabbiato e gliel'ho buttato fuori dalla finestra, beccando una bidella che è andata a chiedere chi era stato. E un mio compagno ha snicciato e io sono andato dalla preside beccandomi la nota disciplinare. E beh, sì, ma che ti aspettavi di ricevere? Oddio, bravo! Hai buttato il flauto sulla bidella, GG, hai preso una medaglia d'onore. Era ovvio, ma poi come fai a buttare la roba fuori dalla finestra? Che poteva passare un bambino, una bambina, qualcuno, potevi steccarlo. Cioè, è ovvio che ti sei beccata la nota disciplinare. No, più che altro, nel senso, nota ovviamente più che meritata. Non buttate mai nulla dalla finestra, ragazzi, mi raccomando, perché potete fare del male a chiunque passi sotto e voi non neanche lo sapete, quindi non fatelo. E soprattutto evitate di sbattere troppo in fondo, all'interno della cavità orale, i flauti ai vostri compagni o compagne. Mi raccomando. Devo dire, come prima nota, primo messaggio, bellissimo, cioè questo veramente stupendo. Per ora passiamo al prossimo. Ho preso una nota perché ho inficcato... Ragazzi, ce l'avete questa roba di inficcare? Io non ce la faccio più. Ho inficcato la matita appuntita nel braccio del mio compagno di banco. L'hanno portata al pronto soccorso. Almeno impara a non pacciugarmi gli appunti con i... i piselli, quelli che si mangiano, ragazzi, quelli verdi ovviamente. Suppongo che pacciugarmi vuol dire tipo fare tipo scarabocchi, disegnare, vabbè. Ah, ragazzi, iniziamo con il dire hashtag no alla violenza, perché, cioè, prima un messaggio inerente al flauto infilato troppo in fondo nella bocca del compagno, ora una matita nel braccio. Ragazzi, ma voi, cioè, studiate a scuola o fate cose cattive contro... No, non capisco, non capisco. Ma poi al pronto soccorso, cioè, ma quindi la matita dove gliel'hai infilata? Cioè, è uscita da qua, è uscita dall'altra parte del braccio, perché fino al pronto soccorso... Che sera, un'emorragia estrema, cioè... Io ragazzi, non vi conosco, io non voglio sapere nulla di queste cose. Però, in realtà, posso dire che... Hai fatto bene. Così impara a scarabocchiare i piselli verdi. nel vostro quaderno. Nel tuo quaderno, in questo caso. Quindi, giusto, ma sbagliato allo stesso tempo.
In ogni caso, io alzo le mani, ragazzi, e passiamo al prossimo perché non voglio sapere più niente di queste cose. Grazie! L'alunno sputa in faccia alla compagna. Questa è forse la nota scolastica più imbarazzante che abbia mai preso, e la cosa divertente slash imbarazzante è che la maestra davanti a tutti quanti, dopo avermi messo la nota, mi disse: «Solo i lama sputano!» Mi ricordo ancora benissimo il tono schifato che aveva. La parte peggiore è che l'avevo detto davanti a tutti quanti e la situazione era imbarazzante. Beh, allora, ora io vorrei capire da te, chiunque tu sia, perché non lo so perché questi messaggi sono in anonimato. Ma perché hai dovuto sputare in faccia alla tua compagna? Cioè, ragazzi, queste sono delle note che avete ricevuto per violenza fisica! Ma voi non siete gli alunni normali! Ragazzi! Cioè, boh, io sono sconvolta. Io non vi conosco. Io non ho mai letto questo messaggio, questi messaggi, anzi, io non vi conosco. Mi sento molto nervosa, quindi passerò al prossimo messaggio. Grazie. Ho buttato giù dalla finestra degli occhiali della mia professoressa, pensando che fossero di un mio compagno. Allora, ma cioè, è tutto sbagliato qua. Uno, come fai a sbagliarti e scambiare gli occhiali della prof con quello del tuo compagno? Punto numero uno. Punto numero due, ma perché devi buttare degli occhiali di un tuo compagno anche volendo? Poverino, già quello non ci vede, che avrà tipo la miopia a 8,5 e non lo so, non vedrà niente come non vedevo niente io prima dell'operazione. Perché buttarglieli? Che poi so cavoluto, perché poi i tuoi genitori devono spendere i soldi che appunto per ricomprare gli occhiali al tuo compagno e quindi sarà colpa tua. Cioè, non lo so ragazzi, siete un po' troppo aggressivi comunque, io... Sono felice di non essere a scuola con nessuno di voi, devo essere molto sincera con voi. Passiamo al prossimo messaggio, grazie. Ero in seconda superiore e avevo una voglia estrema di spararmi un... No, ragazzi, non è possibile. Non... Ovviamente ha scritto di eseguire, diciamo, delle azioni da vero falegname incredibile. Essendo nell'ultimo banco, ho pensato che potessi passare inosservato. Grande cazzata! Quindi misi un filmino hot dal telefono dentro all'astuccio e iniziai la falegname. No, ragazzi, io non... Cioè, doveva essere una reaction alle vostre note. Questo sembra un mio video speciale della reaction ai vostri segreti hot. Non ha senso! Non ha senso! No, ragazzi, io non ce la faccio più. Questa serie deve concludersi subito, io ve lo dico. Proprio primo video e sarà anche l'ultimo, perché non inizia bene, vi dico la verità. Inutile dirti che venni sgamato. E beh, grazie. Grazie al cazzo, in tutti i sensi. Nota! L'alunno ha deciso di interrompere la spiegazione con una sua lezione di educazione sessuale. Spiegherà meglio a casa l'accaduto. No, ragazzi, questa cosa è imbarazzante. Cioè... Io non oso immaginare. Allora, uno, come fa a venirti voglia a scuola? Due, come ti viene in mente l'idea di provarci anche soltanto? Perché anche se è l'ultimo banco, ma come fai a non essere sgamato? Cioè, io immagino comunque mentre che sei lì, anche se magari non fai versi, non ti fai vedere che appunto hai il telefonino e tutto, comunque un po' devi uscire il... come dire, l'arnese, no? Il treppiedi della telecamera, ovviamente. Quindi, nel senso, come fai? Poi la parte finale, cosa fai? Fazzolettine via così? Non lo so, ragazzi, cioè, secondo me, per come l'ha scritto, sembra vero. E secondo me c'è veramente qualcuno che ha provato. Io vorrei sapere da voi, in modo sincero, qui sotto nei commenti, se avete mai provato effettivamente a fare questa cosa che mi ha scritto questo ragazzo. E siete anche proprio riusciti nell'intento, quindi non vi siete fatti sgamare. Cioè, secondo me, non dico che è impossibile, ma quasi. Quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché sono curiosa. Comunque, messaggio veramente bello, divertente. Una nota ovviamente meritata. Cioè, non è che ti metti a sfoggiare gli uccelli del Duomo di Milano in giro per la classe. Oh! Porcaccione! Ti vedo, ti vedo. Mi raccomando. L'alunno, durante la lezione di matematica, simula un parto con il compagno, facendo uscire pian piano la testa dalla felpa e facendo versi non opportuni alla lezione seguente. No, ho capito la scena. È una cosa che in realtà ho visto fare diverse volte e forse mi era successo anche quando andavo a scuola io, non nella mia classe, ma tipo di passare e vedere una scena del genere tipo divertente, che tipo Rosso era tipo sotto di lui e faceva tipo finta di uscire con la testa tipo dalla felpa, tipo oversize e quant'altro. Deve essere stato divertente. Nota ovviamente meritata, cioè nel senso, ma che te metti a fare la simulazione di un parto col tuo compagno durante la lezione? Ah, però aspetta, lezione di matematica, hai fatto bene, ragazzi. Quanto, allora sinceramente, no, parliamo un attimo. Ragazzi, matematica è la materia che io odiavo di più in assoluto. Ve lo giuro, matematica avevo sempre due. Allora, se seguivo matematica ero un fenomeno e capivo tutto al primo tentativo.
Il problema è che io non avevo voglia di seguire matematica e avevo sempre costantemente 2 e 3. Una roba incredibile. Io matematica l'ho sempre odiata e la odio tuttora. Fatemi sapere invece qui sotto nei commenti qual è la materia scolastica che odiate di più in assoluto e invece quella che amate di più. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Prossimo messaggio. Mi stavo sgingillando. Vabbè, raga, ma allora è un vizio! Ma allora è un vizio! L'alunno racconterà a casa l'accaduto. Pure lui! No, raga, è incredibile. No, è impressionante. Voglio sapere, chiunque tu sia, sei riuscito? No, non credo, perché ti hanno sgamato. Quindi la domanda mia in realtà è stupida. Ma perché a scuola, raga? Ma come fate? A me a scuola mi... Io mi annoiavo, avevo la depressione quando ero a scuola. Come fate ad avere questa... Ah, magari voi dite... Beh, vado a scuola, mi deprimo, è noioso, quindi rendo magari quei 30 secondi... No, scherzo, scherzo. 30 secondi più gioiosi della mia vita? Forse questo è il vostro... non so, la vostra idea. Non lo so, in realtà non devo neanche farvi questa domanda perché non deve interessarmi, ragazzi, perché vi ricordo che nel mio caso... Le manette e la galera sono, come dire, fuori dalla porta che mi aspettano. Quindi andiamo al prossimo messaggio ed evitiamo, grazie. Una volta ho preso una nota perché mi stavo sgingillerando il gingillo. Ragazzi, ma basta! Ma ancora! Il mio imbarazzo non lo puoi nemmeno capire. Ma io, no, raga, io ragazzi, non so, cioè... Basta, questa non è una reaction ai vostri segreti 8, ok? È una reaction alle vostre note che avete ricevuto durante, diciamo, la vostra carriera scolastica. Non è possibile che non beccati tre e chissà quanti messaggi ancora non ho visto che avete fatto tutti la stessa cosa. Veramente, anzi, io non... Andiamo avanti. Ecco la nota più stupida che io abbia mai preso. Alunni non identificati registrano sul cellulare il suono della campanella e la fanno suonare 5 minuti prima della fine della lezione. PS, uno degli alunni non identificati ero io. No, vabbè, questa è una genialata. Questo è tipo un escamotage per far sì che magari tutti quanti ci possano cascare e che quindi, diciamo, possiate in qualche modo uscire tipo dalla scuola 5 minuti prima. Nota particolare, ovviamente meritata. Oddio, meritata, in realtà no, cioè nel senso, poteva anche lasciartelo passare, dai, è una cosa divertente, cioè 5 minuti prima della fine della scuola, dai. Una gag divertente. I professori dovrebbero imparare a essere un pochettino più simpatici, un pochettino più divertenti. Troppa serietà per niente, ragazzi. Cioè, ditemi se mi sbaglio. Io fossi stata una professoressa, non ti avrei messo la nota, ti avrei fatto anzi i complimenti. E gli ultimi 5 minuti non avrei fatto fare lezione per nessun motivo al mondo. Ottimo messaggio, ora passiamo al prossimo. L'alunno lancia la sedia contro il compagno perché gli ha insultato un familiare. Hai fatto bene! No, sto scherzando. Sto scherzando. Allora, ti ha salutato un familiare? Hai fatto bene ad arrabbiarti. Però sì, ma non gli puoi lanciare una sedia intera al tuo povero compagno. Ma sai che vuol dire una sedia intera? Se ce lo prendi in faccia, in un occhio, ce lo distruggi. Ragazzi, io ve lo giuro, siete probabilmente i miei fan più violenti e con segreti un po' particolari, zozzi, che io abbia mai visto in tutta la community. Cioè, non è possibile! Ho letto 3 casi di gente che faceva robe strane con il proprio arnese. 4 persone a meno di voi che letteralmente, non lo so, matite, flauti nella bocca, cioè, sedie in faccia. Ragazzi, cioè, con calma! Dovete vivere la vita con più tranquillità. È vero che mi sarei incazzata anch'io, perché a me se mi insulti un mio familiare... Questo è il modo in cui mi trasformo. Il modo in cui ti osservo dritto nella cavità dei tuoi occhi e ti faccio delle cose che non ti posso comunicare. Lo so, ragazzi, che sono molto sexy in questa versione. Però mi levo subito con questa faccia, perché non vorrei che poi durante il video voi possiate, diciamo, sgingillarvi in gingillo per la mia troppa bellezza. Comunque, ovviamente, nota più che meritata. Cioè, non puoi lanciare una sedia, sì, lanciagli, non so, un portapenne, una gomma, ma non una sedia! Ci hanno fatto la nota a me e alla mia compagna perché io stavo giocando, diciamo, con la sua pata... Io basta! No, basta, ragazzi, basta! Basta! Chiudiamo tutto! Cioè, ragazzi, io non so che dire. Io non so che dire. Mi specifica pure, siamo in secondo superiore. E che dove dovevi essere? In prima elementare? No, ragazzi, per me il video si conclude qua, perché oggi ne ho lette veramente di tutte e di più. Quindi per me questo era l'ultimo messaggio di oggi. E spero di non
guarda, veramente, basta. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video speciale. Io spero che vi sia piaciuto e che vi siete fatti una risata. Io mi sono divertita tantissimo a leggere i vostri messaggi inerenti appunto alle vostre note che avete ricevuto durante la vostra carriera scolastica più assurde di sempre. E devo dire che abbiamo letto delle cose sicuramente divertenti e altre che veramente... forse era meglio non leggere, ma va bene così. Io vi ricordo ragazzi che se volete partecipare anche voi al mio prossimo video speciale non dovete fare altro che seguirmi su Instagram e rimanere sintonizzati con le mie stories, perché da un giorno all'altro vi comunicherò che andrò appunto a registrare un video speciale e che quindi avrò bisogno di voi. Quindi ragazzoni, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto non dovete fare altro che lasciare un bel pollice in su, iscrivervi al canale e mi raccomando attivate la campanellina così che almeno venite notificati ogni qualvolta che pubblico un video. Ora però ragazzi noi ci dobbiamo salutare, ma non vi preoccupate perché chiaramente ci rivecchiamo in un prossimo video. Dalla vostra Croatomist è tutto, bella a tutti ragazzi e ricordate sempre, io vi osservo.